destiny angel. Her breath smelled of mine, my skin of wild turkey, or lipstick and wine. This land has 98,000 dollars of pain. He's just taking it well on the chest and a lovely heavily living together. Oh, and what a great shot! Oh, one of the goals of the season. Cyril Regis. Tra le tante storie che il calcio regala, una in particolare riguarda Cyril Regis, forte attaccante di colore degli anni Ottanta, che era nato purtroppo il 9 febbraio 58 nella Guyana francese ed è scomparso, caro Massimo, il quale ci ha tirato fuori anche la lacrimuccia. È dura davvero. È scomparso quando? 3 giorni fa? Sì. 3 giorni fa, e chiaramente è stato un giocatore simbolo del West Bromwich Albion negli anni 70, insomma fine anni 70. Lui è giunto in Inghilterra con il resto della famiglia all'età di 5 anni, pensate, a seguito del padre ovviamente, perché a 5 anni non è che poteva da solo prendere e andare, che si era trasferito un anno prima. Regis mette sin da giovane però in evidenza un fisico atletico e possente, tanto da competere oltre al calcio anche in altre discipline, cricket, atletica leggera, tipo, ecco, un fisico un po' alla Daley Thompson, sotto un certo punto di vista, ecco, piuttosto tozzo, muscoloso, ma anche scattante. Il football però diviene la sua grande passione, militando in formazioni della non-league, viene notato dall'ex attaccante del West Bromwich, Ronnie Allen, grande realizzatore. Poi manager del West Bromwich. Esatto, e poi divenuto poi osservatore, durante la stagione 76-77, dove realizza 24 reti per Hayes nella Isthmian League, una delle tante leghe dilettanti, no? Allen, che di attaccante se ne intende perché essendo lui stesso stato un centravanti da oltre 200 reti con i Baggies, fa presente e fa pressioni per l'acquisto del giovane talento alla dirigenza del club, un po' riluttante a spendere una cifra piuttosto considerevole per un giovane ancora semisconosciuto, che allora la mossa vincente di Allen, che si offre di contribuire all'acquisto del cartellino di Regis, costato 5.000 sterline più altrettante qualora avesse superato le 20 presenze. Ma la fiducia di Allen viene immediatamente ripagata da Regis, che nella sua prima stagione a Hawthorns completa un curioso trittico nell'andare in gol all'esordio in tutte e tre le competizioni nazionali. 31 agosto 77 realizza una doppietta nel 4-0 sul Rotherham in League Cup. Il 3 settembre, quindi 3 giorni dopo, al debutto nella League nella vittoria per 2-1 sul Middlesbrough, e il 7 gennaio ovviamente 78 nel successo per 4-1 sul Blackpool nel third round della FA Cup, chiudendo l'annata con 42 presenze e 18 reti al suo attivo. Mi fa l'idea che devono aver sborsato altre 5.000 sterline. Eh beh, 20 presenze, lui fra poco faceva 20 gol e altre oltre 20 presenze, insomma, vabbè. Però dall'anno successivo, in cui forma unitamente a Laurie Cunningham, altro sfortunato morto prematuramente, mi sembra a poco più di 30 anni, in un incidente stradale a Madrid, quando giocava nel Real Madrid, e Brendan Benson, un trio di colored denominato The Three Degrees, dall'omonimo trio vocale americano, perché vorrebbe dire tre gradi e non aveva senso, però i Three Degrees era un trio vocale americano nero, e ecco che allora è stato abbinato il soprannome, abbastanza inusuale all'epoca nel calcio inglese. E sino al 1984 Regis si conferma ad alti livelli come realizzatore, ed anche se West Brom non conquista alcun trofeo, il suo gioco spumeggiante sotto la guida di Big Ron Atkinson in panchina e di Brian Marvelous Captain Robson in campo entusiasma il pubblico della First Division, con all'attivo un terzo e un quarto posto nel 79 e nell'81, finendo altresì sconfitto in 2 semifinali di FA Cup nel 78 contro l'Ipswich e nell'82 contro il KPR. Conclusa l'esperienza con i Baggies con un contributo di 112 reti in poco più di 300 presenze complessive, nell'ottobre 84 Regis si trasferisce al Coventry per 300.000 sterline, quindi diciamo che quei 10.000 che avevano impegnato all'inizio hanno fruttato parecchio, ecco, meglio di un bitcoin di questi tempi, a dimostrazione che l'intuito di Ron Allen è stato ben ripagato, dove resta per 7 stagioni e, pur riducendo la media di reti realizzative, devastante comunque la cinquina rifilata al Chester il 9 ottobre 85 in un 7-2 di League Cup, riesce
riesce finalmente a vincere un trofeo, sollevando al cielo di Wembley la FA Cup, conquistata il 16 maggio 87, superando per 3-2 supplementari il Tottenham in una delle più emozionanti finali della storia. Lasciate gli Sky Blues, registra un'ultima discreta stagione all'Aston Villa, questo è un po' una macchia, eh? Vabbè, nel 91-92, dove mette a segno 11 reti in First Division prima di chiudere la carriera con altre più modeste esperienze, Wolverhampton, Wycombe, Chester. Comunque, un totale di 158 reti, che non sono certo poche, in 614 gare di campionato. Nel suo momento di maggior splendore, Regis colleziona anche 5 presenze in nazionale. Terzo giocatore di colore, dopo Viv Anderson e il suo ex compagno di squadra Laurie Cunningham, peraltro senza mai completare un singolo incontro. In 3 occasioni subentra, nelle altre 2 viene sostituito, debuttando il 23 febbraio 82 nella vittoria per 4-0 sull'Irlanda del Nord. C'è un particolare curioso però su Cirillo, perché si chiamava Cyril, no? Che oltre ad essere iscritto nella Hall of Fame del Coventry, è stato anche insignito nel 2008 quale Member of the Order of the British Empire, cioè Obi. No, non è. Ah no, no, mi sembra Bobby, quindi NBA. Ed è cugino, quale è cugino di John Regis, brillante atleta britannico nella specialità dei 200 metri piani e staffette 4x100 e 4x400, come a dire che in famiglia lo sport ce l'hanno un po' nel sangue, no? Ed è morto quindi ora a gennaio, che aveva 59 anni, esatto, perché avrebbe compiuto 60 anni a febbraio, quindi praticamente 60 anni, il 9 febbraio faceva, quindi praticamente a un mese dal compimento di 60 anni. E nel sottopassaggio che The Hawthorns porta in campo c'è incisa sulla parete una sua frase che ci sta particolarmente a cuore, a me e a chi tifa West Bromwich: Albion is my first love, they gave me the break, I was welcomed by the fans and still I'm I, this is my club, it's very special to me. Questa era una frase di Cyril Regis, un giocatore... E faccio fatica veramente a parlarne, perché quando hai 10 anni e guardi una partita di calcio per caso in televisione, lo vedi segnare grazie a un gol, comunque ti innamori di una squadra che segna costantemente le cadenze della tua vita. Quando questa persona viene meno, va via una parte di te. Io l'ho conosciuto grazie a questo gol. Cunningham letting the ball beat Houston. Away again to show that pace and grace and control. Just a nicely weighted little pass for Ali Brown, who's turned inside Brian Greenough, on for Regis. Oh, what a goal! Ed è il gol segnato al Manchester United, che firmò la vittoria dei Baggies contro i Red Devils. Riposa in pace, Siri, non ti dimentichi. Princess Valium.